dominanti, quasi al limite del clinic. È questo l'aggettivo che è balzato in mente nel vedere le due nette vittorie della Liofilche Meroseto nella Supercoppa di Serie B, rispettivamente contro l'Irons Montecatini 76-58 in semifinale e contro la PL Livorno 53-84 in finale. Due prove di forza, di potenza, di supremazia tecnica, tattica, fisica e mentale su due dirette pretendenti alla vittoria del campionato, che pongono Roseto in pole position, forse in entrambi i gironi. Troppo presto per dirlo, resta comunque il fatto tangibile, evidente, oggettivo, indiscutibile che mai prima d'ora una squadra aveva ottenuto due vittorie così nette in Supercoppa. Roseto, più che lanciare un segnale, ha conficcato con forza il proprio vessillo e lo ha fatto alla luce del sole, senza nascondersi, al contrario, mostrando da subito tutto il suo potenziale, le sue qualità. Tattica giusta, tattica sbagliata, soltanto il campionato potrà confermare o smentire, ma ciò che è certo è che questa squadra ha una missione chiara e ben precisa nella propria mente, esposta tra l'altro in maniera nitida ad Andrea Pastore a fine partita, ripreso dai ragazzi di Quinto Quarto che ringraziamo per la concessione della clip, nella quale il giocatore mima con le dita e dice chiaramente, ripetendolo due volte ai tifosi, 1 su 3, primo obiettivo ottenuto su 3 disponibili. Al comando il condottiero Franco Gramenzi, un allenatore che ancora una volta ha confermato di essere un fuoriclasse, che vive e vede il gioco in modo istintivo, fungendo appunto da guida per i suoi ragazzi, consapevole che sia l'inizio di un lunghissimo cammino. Sabato contro la Luis Roma al Palamaggetti, ore 20:45, ci si aspetta il pubblico delle grandi occasioni. Citando nuovamente Pastore, 1 su 3, si alzi il sipario, comincia il campionato.